Pensare che un presidente ANCI possa essere soddisfatto dal fatto che, in maniera a volte anche demagogica, si possa pensare che fare manifestazioni, che andare con le bandiere, che muovere associazioni possa essere questo sufficiente per risolvere il problema, io vi dico, dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, credo che probabilmente questo è o uno spostare il problema o ancora una volta illuderci che la cosa sia terminata. Questo non per raffreddare quelli che sono gli entusiasmi magari che si possono creare quando ci si sente compatti e quando si crede di essere dalla parte del giusto. Io credo che in questo momento noi dobbiamo assolutamente affrontare il problema a 360 gradi, noi dobbiamo interagire con il governo dicendo che quanto sta proponendo con le infrazioni che ha subito il nostro governo la Comunità Europea probabilmente è troppo penalizzante per il nostro modo di concepire e di fare il turismo che ci è riconosciuto dal mondo intero. Comunque sono convinto che con la Comunità Europea in qualche modo una soluzione bisogna trovarla. E il nostro stimolo alle associazioni di categoria, alla Regione Marche, è quello comunque di essere propositivi, quello di individuare un percorso, perché se non siamo capaci, al di là delle proteste legittime e su cui ci trovate comunque al nostro fianco, probabilmente andiamo avanti proponendo facili soluzioni, probabilmente andremo avanti con qualcuno che continua a rassicurarci che il mostro comunque viene allontanato, ma poi ci possiamo ritrovare con il problema che persiste. Quindi il mio messaggio in qualità di Presidente ANCI è quello di creare, e su questo troverete tutte le amministrazioni disponibili, un documento su cui si prende in considerazione innanzitutto il fatto che i 6 anni sono clamorosamente insufficienti, così come credo che anche i 20 anni siano insufficienti davanti a persone che investono veramente a volte anche milioni di euro. Ma non ci dobbiamo illudere, e non voglio fare delle docce fredde, non ci dobbiamo illudere che paventando manifestazioni o paventando la insurrezione di una parte della categoria si possa trovare soluzioni. Noi comunque ci siamo, continueremo ad interagire con voi, interagiamo e lo facciamo tutti i giorni con le vostre attività che sono presenti nel nostro territorio, e comunque dalle decisioni che verranno fuori sicuramente il Comune ne avrà un beneficio qualora queste fossero positive, e uno stravolgimento generale qualora il Governo persistesse su queste posizioni. Grazie. Grazie.